Se vi dicessi che in un laboratorio del Connecticut, in questo preciso istante, un raggio laser sta cercando di piegare il tempo? O che, secondo la NASA, viaggiare nel futuro è matematicamente possibile? Non parliamo di magia o film. Questa è fisica quantistica, relatività generale e un'ossessione che dura da 120 anni. Oggi scopriremo come potrebbe funzionare una vera macchina del tempo, quali esperimenti sono già in corso. E perché forse, senza saperlo, ci stiamo già viaggiando dentro. Tutto inizia nel 1905 con Einstein. La sua teoria della relatività rivelò che il tempo non scorre uguale per tutti. Se viaggiassi al 99% della velocità della luce, un anno per te diventerebbe 22 anni sulla Terra. È il paradosso dei gemelli. Uno diventa vecchio, l'altro quasi immortale. Ma come sfruttarlo? Servirebbe un'astronave con un motore impossibile. O forse no. Nel 2018, la NASA ha teorizzato il motore a curvatura, che comprime lo spazio-tempo davanti a sé. Non viola la relatività, ma richiede energia oscura, che non sappiamo nemmeno come contenere. Se la velocità non basta, servono scorciatoie. I wormhole, ponti nello spazio-tempo previsti da Einstein e Rosen nel 1935, potrebbero collegare epoche diverse. Ma c'è un problema. Per tenerli aperti serve materia esotica con massa negativa. Nel 2021, ricercatori dell'Università di Bristol hanno creato in laboratorio un campo magnetico che imita le proprietà di questa materia. Risultato? Un mini wormhole, grande quanto una molecola. Non è un tunnel per il tempo, ma dimostra che la fisica non lo vieta. E se volessi tornare a ieri? Qui diventa complicato. Secondo la teoria di Kip Thorne, fisico di Interstellar, servirebbe un wormhole con un'estremità accelerata quasi a velocità luce. Ma anche così, non potresti andare più indietro della data in cui il wormhole è stato creato. Esempio. Se lo apro oggi, domani potrei saltare al 2025. Ma non al Medioevo. Nel 2020, all'Università del Queensland, hanno usato computer quantistici per simulare particelle che viaggiano indietro nel tempo. Risultato? In un sistema quantistico è possibile, ma solo se nessuno osserva. E nel 2023, al CERN, hanno scoperto che certi mesoni, particelle subatomiche, violano la simmetria temporale. Per loro, passato e futuro non sono così diversi. Non è una macchina del tempo, ma è un indizio. Forse il segreto è nella meccanica quantistica, non nella relatività. E se il tempo non esistesse? Il fisico Carlo Rovelli sostiene che il tempo è un'illusione creata dalla nostra memoria. O ancora, la teoria degli universi paralleli. Se torni indietro e cambi un evento, crei un nuovo universo. Non è un viaggio, è un salto laterale. Ma allora, dove finisce il vecchio te? Nel 2018, l'astrofisico Ronald Mallet ha proposto un prototipo basato su laser rotanti. L'idea, un anello di luce intensa che torce lo spazio-tempo come uno zucchero filato. Ha calcolato che servirebbe un laser di 100 terawatt, 10.000 volte più potente di quelli esistenti. Ma la matematica funziona. E mentre parliamo, Mallet sta cercando fondi per provarci. Allora, quando avremo la macchina del tempo? La verità è che forse l'abbiamo già. Ogni volta che usiamo un GPS, stiamo correggendo distorsioni temporali causate dalla gravità terrestre. Ogni volta che guardiamo le stelle, vediamo il passato.
E ogni secondo che passa, il nostro corpo viaggia inesorabilmente verso un futuro che possiamo solo immaginare.